fatta dal compagno Giuseppe a Parigi. Io devo prendere il treno alle 7 domani mattina per andare a Roma e vedere se c'è qualcuno che vuole fare qualcosa invece di andare a una processione sindacale. In più, come si dice volgarmente a Roma, a Termini, che cotta e magnata, non è che mi devo mettere la camicia rossa e nera, né andare a prendere il cappello da combattimento, potrei per pigliare il berretto tuo. Anche a Ken Loach. Vorrei dire una cosa sulla questione dell'altra sera. Antefatto, stavamo lì con un po' di compagni, Davide, Alessandro, Omar, nei capannelli. Era venuto il freddo improvviso, 20 gradi in meno in una giornata, dopo questo ottobre con un clima da agosto. E stavamo discutendo, c'erano i braceri, il fuoco, ancora c'ho la cenere sul cappello, discutendo una buona discussione che andava da narrazioni di molti giovani soccuriosi di dire ma voi negli anni vostri come facevate, che facevate, eccetera. E a un certo momento erano, no, Davide, saranno state le una passata. C'è arrivato di colpo il freddo e siccome non è il caso, anche per coscienza di quello che si deve fare, ammalarsi, se vuoi una sedia, prendila, sta lì. Abbiamo detto, sentite, saliamo in macchina e andiamo al comune, Palazzo Spada, dove c'è l'occupazione. Siamo saliti, siamo passati per l'altra entrata in Serra, c'era un picchetto ancora più grosso, altri bascelli, eccetera. Dato un'occhiata, scambiato due parole e poi arriviamo al comune. Entriamo prima di bivacco, compagni, operai, conosciuti, sconosciuti che andavano, venivano. La sala consiliare con gli affreschi, c'era in fondo il bonhomme lì del sindaco, come si chiama, il medico condotto, Di Girolamo. Di Girolamo, in fondo, almeno stava lì, aveva recuperato un po' nella giornata, più o meno, su copione, non so. C'erano un gruppetto che erano i consiglieri 5 Stelle, mi pare, sì. Quello con la barba, c'erano altri vari, in una stanza che sembrava una riunione, cose che andavano a venire. E a un certo momento arriva uno e dice, oh, mi hanno telefonato, che la Morselli, Lucia Morselli, la social killer, dico io, la tagliatrice di teste, l'amministratore delegato, più marchioniana che marchione, l'erede di Fidanza, quello del 53 che licenziò nel 52, 2700, la marchione che è andata al picchetto. Ci siamo guardati, non so, Scalo dice ma sarà una leggenda metropolitana, ma però non si sa mai, tanto siamo qui. Sono quasi le due, andiamo su. Arriviamo, e davvero che mi sono detto, mi sembra quello della, insomma, un po' mi ho visto, no? Questa non mi era ancora capitata. Arriviamo e troviamo lo psicodramma completo, gente che baccagliava, gruppi, litigi, ci mancava qualcuno che si buttava per terra a piangere, cioè. Ora appena andata via. Un operaio, dico vecchio, cinquantenne, che mi aveva un po' spiegato anche degli aspetti tecnici, dice, oh, io pensavo che stavo in un sogno, o incubo, sogno, non lo so. E il racconto era, e lei era arrivata in macchina, con l'autista, era scesa e si era presentata davanti al picchetto. E allora erano strazio, non vi racconto adesso, Stefano, diciamo, la fascia onesta, pulita, di lotta, della FIOM, dissidente da una FIOM più destra della Camusso, a te della Camusso, qui a te, eccetera, era disfatto, lì non è che recitasse, no?
con la voce rotta, dice, non capisco se giustificava oppure che, dice, domattina andremo a presentare denuncia, con la voce gli si rompeva. Un altro compagno, impeccabile, perché dice, io qui non vengo più perché mi vergogno, che fanno domani sera, riurliamo qui e là, eccetera. L'abbiamo, l'avete lasciata parlare, se andava a Napoli, a Palermo, non era pensabile. Io non sto dicendo che bisognava scorticarla, perché era, però almeno dirle questo non è il suo posto, se ne vada e accompagnarla via. Un altro che diceva, io quelli delle prime file dopo un po' sembrava, devo dire dal video non mi è sembrato, sembrava che fossero gli scolaretti rispetto alla maestrina. E c'era questo strazio, al punto che io mi sono sentito in dovere col megafonino cinese che ci siamo comprati, e lui ha fatto l'audio e sì, l'ha messo, l'avrebbe messo prima, online, come si dice oggi, di concludere dicendo, concludere, ho detto la mia, poi Stefano è passato dicendo sono d'accordo, dicendo compagni, questa è una sera brutta, chiave, cosa strana, sconcertante, risconfitta. Questa è la razza padrona. E comunque, in ogni caso, c'è una cosa su cui io insisto. In termini filosofici si potrebbe dire il passato è irreversibilmente costituito, almeno attualmente, poi se si arriverà la macchina del tempo. Dice il prima e il dopo. È la cosa che dice Marx contro la logica punitiva. È il morto che vuole riacchiappare il vivo, tanto. E quindi è successo, è una sconfitta, ma bisogna guardarla in faccia e non fare che da una sconfitta e da una frustrazione ne creiamo una ancora peggio, che cominciamo uno psicodramma che si litiga fra noi. Non è la mozione dell'unità tutti uniti, non sto a parlare con i sindacati, insomma tra operai, tanto per criminare, anche se una volta che questa l'ha fatto eravamo incastrati, perché anche un solo schiaffo non è il problema, se c'era una trappola, probabilmente non c'era, dei carabinieri, ma giocavano la cosa che anche se questa è una che è capace di mettere in mezzo a una strada centinaia di famiglie con relativi bambini, poi però lì si presenta che è la donna sola e quindi ti rovesciano la frittata, è sicuro. D'altra parte, anche non reagire, e uno a casa con un po' di vergogna e con la testa bassa. Quindi come fai? Sbagli una volta che sei arrivati a questo punto, non vale la pena di litigare recriminando fra noi, poi la recriminazione non può, come il risentimento non può mai essere sovversiva. Io direi una cosa però, se qualcuno sfolguria, metti un giornale, e beh allora è meglio non mai sfasciare come minimo tutte le finestre, o se si permettono e si mettono in testa, cerchiamo anche noi di fare propaganda, diciamo, non facciamo questa cosa, diciamo guardate, noi siamo così, non siamo gente che si mette a pestare una donna sola, anche se è la nemica numero uno. Non lo facciamo perché non lo facciamo per rispetto di noi. Se però dovesse pensare, magari forse c'è un po' di blef, che non l'abbiamo fatto perché siamo pecore, e ve venisse in testa invece di mandare 200 carabinieri, e magari trovano le pietrate e le Molotov, non pensate che sia così. Buonasera. E adesso, dopo, ci sono strascichi. Allora, io mo dico la mia, prima sarebbe bene che parlassimo tutti, prima tu. Allora, mettersi a ragionare, può essere tutto. Può essere che questa è una nemica, ma coi fiocchi, insidiosissima, che è capace di una freddezza di audacia personale e anche di incoscienza, perché non è che è solo coraggio, perché allora tutti le pensano tutti, vuol fare una provocazione per poi fare la vittima, non
mi pare che ci avessero una situazione in cui erano con le spalle al muro, e poi davvero risulterebbe da tutti che sono sopravvenuti carabinieri, questori, eccetera, probabilmente nemmeno contenti, non è che stavano lì pronti. Oppure vuol lanciare una sfida, oppure ha un problema che le diranno sempre si attenta, all'ascolto, e a un certo momento dice: sai che faccio? Affronto la cosa, vado là, se non mi toccano oggi, già sono andata in mezzo, già sono andata la partita, poi che fanno come i cornuti che ci ripensano? Ci può essere una cosa proprio personale. Potremmo pensare, ma che è una strategia studiata dall'azienda, che le dicono straordinaria, un premio di produzione, oppure che l'azienda potrebbe anche richiamarla a dire: non va, lo potrebbe fare pure un capo di un partito leninista, dice: no, scusa, se tu vuoi fare l'eroe, noi è un'altra cosa, se tu vuoi fare il martire, non è detto che ce va bene. Una volta mi fu detto, più di una volta, nella mia gioventù, non volevo fare martire, però può essere, può essere, può essere. Allora, però, il problema, secondo me, è questo. Ci può essere una lettura in chiave addirittura di psicopatologia, nella inosografia, potrebbe esserci delle motivazioni, non si sa. Comunque una specie anche di lucida, fredda isteria, nel senso tecnico del termine. Qual è il punto? Che potrebbe essere un tentativo mefitico di dividere gli operai buttandogli là una pulce nell'orecchio. Ma di dividere, questa è la tesi dei sindacati e delle istituzioni, ma sai, dividerli da chi? Dai sindacati. Cioè che una ci metta proprio, questi dicono tutti ci metto la faccia, ricorrere, e questa invece ce l'ha messa, per non usare altri termini, per perseguire. Noi per anni, noi poi gli operaisti abbiamo attaccato il sindacato non perché tradivano, ma proprio la forma sindacale rispetto all'auto-organizzazione operaia e proletaria, la frase di Marx nella comune, il proletariato, forma sindacale per sua natura, insomma il sensale della forza lavoro, anche se c'hai le cose cui massimo rispetto, l'anarcosindacalismo insurrezionale, durutiano, spagnolo, però è sempre il dualismo, intanto il sindacalismo, è il sindacalismo però è il sensale della forza lavoro, è il protettore, un po' nel senso anche del prosseneta, no? Il sindacato per istituzione è anche il più onesto, poi ci sono gente come Di Vittorio, ci sono gente che invece è peggio dei padroni, ma insomma non riapriamo queste questioni. Noi comunque poteva essere liberarsi di questa cappa, pensa negli anni quando c'era Lama, eccetera. Lama lo trattammo come andava trattato nel 77, quando era venuto a pensare di fare il capatazzo in settori che lui pensava che erano studentelli, invece era già il proletariato metropolitano, precario, operaio, sociale. Però poi c'è dall'altra parte una posizione che sono correnti proprio dell'ultraliberalismo che attacca i corpi intermediari, Sarkozy era tipico, Renzi, Marchionne, sembrano quasi puntare a passare sulla testa dei sindacati per andare a un rapporto diretto con la controparte operaia. Naturalmente noi sappiamo che loro poi pensano di avere di fronte l'operaio ancora più nudo, atomizzato, imprenditore di se stesso e in concorrenza con tutti quegli altri, è chiaro. Certo, potremmo stare alla finestra e dire: ah, noi vediamo, vediamo come va a finire. Questi se ci liberano da questa specie di virus nella testa dei stati maggiori sindacali che sono articolazione dello Stato e in realtà al di là della coscienza personale che c'è anche in realtà un'articolazione del capitalismo e dello Stato, noi in fondo un discorso alla Marx su Di Certo Brumaio, no? Dice quello ha fatto il colpo di Stato, Luigi Bonaparte, meglio così, quello che non strozza ingrassa, quello che non uccide lo fortifica, il proletariato si troverà di fronte a una situazione più chiara di scontro. Potrebbe essere una tentazione.
Credo però che quando anche potessimo averlo come Javier Pazzé, beh, non mi pare che queste siano le condizioni reali di uno scenario che potrebbe prodursi, se mi passi una sigaretta, e soprattutto che se venisse un'idea così, anche a un gruppo d'operai auto-organizzati, quegli altri, anche se ormai sono morti che camminano, che sono fatti oggetto di un attacco che li vuole proprio svuotare, quindi difendono innanzitutto il loro ruolo, il loro protagonismo e anche il loro potere, no? Magari poi c'è la falsa coscienza, però non sono ormai ridotti a quasi niente, e quindi secondo me anche un gruppo dei migliori operai che dicesse, vedete che c'è, noi siamo rude razza pagana, direbbe Tronti, e chiediamo anche noi sulla testa dei sindacati e dietro le spalle dei sindacati, ma pubblicamente chiediamo un incontro diretto a questa controparte, visto che c'è venuto a dire. Non è che d'improvviso sono preso da cose di morale, non mi sembrerebbe una buona idea. Non fosse altro perché quegli altri avrebbero ancora la forza invece di riuscire a calunniare, a stravolgere, a sfigurare, a deformare, a presentarli come gente che cede, come gente che tratta, come gente che si è lasciata abbindolare dal padrone, come gente che poi... ma è comunque in qualche modo che fai? Fai la stessa logica, vai a un tavolo in una stanza chiusa. Semmai, altro era. Se quella stava in condizioni, come succede in Francia ordinariamente, manco denunciano nessuno, diciamo, se è strada dagli operai che dicevano qui non te ne vai, mo te filmiamo e quello che devi dire lo dici e lo mandiamo in streaming. Ma oppure potrebbero semmai dire, e noi siamo il contrario di questi metodi dei tavoli, no? Quindi il massimo di trasparenza, il giorno tale diciamo fa freddo, non so, in una sala pubblica, una cosa... dice, ma noi ve lo diciamo, no, noi a questo punto non ci fidiamo di nessuno, quindi ognuno parli, confrontatevi e noi stiamo a vedere come nei confronti. Ma questi possono essere recuperazioni o anche, non so, è solo un aspetto e poi c'è tutto il resto, le forme di lotta, le forme... le questioni di come sabotare il potere, le sue forme, le cose, problemi enormi. Adesso parliamo solo di questo aspetto. Devo dire, concludo solo su una rivelazione. Salvo i termini che potrebbero essere inutilmente volgari, credo che ne abbiamo dette giustamente di questa qua. Io non ho mai usato termini che la toccano, come si dice oggi, non è per opportunismo rispetto al politica ricorrente in quanto donna, non c'è bisogno, diciamo che è un'esponente tipica della razza padrona, la funzionaria del capitale che ha studiato da tagliatrice di teste, eccetera, questo si è detto senza nessuna venerazione per il lavoro, né per l'acciaio, né per il capitale fisso, né per la condizione di capitale variabile, e questo è nemica, nel senso che il nemico esiste e lo si vede. Puoi dire, cazzo, c'ha una certa audacia o una certa follia, ma tutto questo è una specie di... Ma c'è da dire una cosa, non abbiamo nessun motivo per fidarci di nessuno, quindi potrebbe essere benissimo che è lei che sta inventando, tentando di manipolare... e cercando di inserirsi, non è che caschiamo da una padella nella brace, no? E questo lo vorrei ricordare per una tentazione che ho sentito anche serpeggiare tra tutte le reazioni. Ma devo dire che poi resti essere fatto oggi alla televisione con Raffaelli, che comunque era sindaco quando c'è stata tutta quella pasticca da cui la sconfitta è cominciata. Magnetico. Era sindaco all'epoca del Magnetico, certo. E qualcuno continua a dirmi, ma la gente se la piglia tanto con questo Di Girolamo e quell'altro invece tranquillo, perché
siccome è giornalista, allora c'ha di nuovo una legittimità. Era sindaco proprio allora. Sì, sì, però ha censurato anche Fischi e Agamusso, perché da giornalista. Certo, poi ha censurato, fatto... ma voglio dire, ma che gli dice la testa a questi? Avevamo sentito che ieri c'era la Marini e purtroppo l'hanno pure applaudita, sarà sotto alcuni, perché così è la condizione proletaria, mica sì, siamo sì. Uomini di marmo e di ferro, è questo. Non... Ma... la frase della, che hanno trasmesso oggi, anzi Raffaelli dicendo, sottolineando, la frase della Marini, che è presidentessa della regione, è straordinaria, voce dal sen fuggita e sottolineata nei telegiornali, con un'aria sfatta, se l'amministratore delegato, riscoprendo il tono dell'ostilità, ha qualcosa da dire che a noi non ci ha mai detto. Se sostiene che, non dice nemmeno noi abbiamo informato male, dice se la Thyssen e dunque lei hanno cambiato linea e sembrano aperti a piani industriali, finanziamenti, riassunzioni, addirittura cosa che, di cui non ha mai dato il minimo segno con noi, venga a dirlo al sindacato e al governo, alla regione, a me, al dottor Di Girolamo. Ma che ti dice la testa? Perché la prima reazione, che poi magari uno la deve correggere, che gli viene in mente a un operaio, non è che c'ha la cultura del sospetto, dell'orrore, del paranoico, del complottismo, ma è normale. Dice, ah sì, bella, c'hai tutto sto rispetto? Guarda un po', che cosa gli rimproveri di essere andata via agli operaiaci? Perché quello non l'ha detto, ma ha detto, se c'ha qualcosa da dire, che lo venga a dire agli interlocutori naturali, implicito. Che cazzo c'entrano gli operai? Vedi, come se tu vai a parlare con le vacche, parla col bovaro. Questo è. Ma è talmente, purtroppo, se lo può permettere, perché mo lo sto dicendo io, lo voglio mettere come pulce nell'orecchio. Cioè, quella è quello che è, ma questi sono peggio. Fino a prova contraria. Ah, cioè l'attacchi perché ha osato dire, magari per demagogia, magari per imbobinare, che parlava con quelli diretti. Ui boh, e noi che ci stiamo a fare? E gli stipendi che prendiamo? E gli affari, e noi allora? Ma così, ma anche se lo pensi, ma trattieniti, non è come pisciare, no? Quando uno è incontinente, mettiti i pannoloni, Marini. Mettiti i pannoloni! Te la sei lasciata scappare? Almeno questo stronzo qui gliela rivirai io.